Italia, whisky 0, hotel chilo portatile, avanti. Quello che avete sentito è il segnale di Andrea Borgnino, India, whisky 0, hotel chilo, che risponde alla mia chiamata mentre è impegnato in un'attivazione SOTA, la radio dalle montagne, di cui proprio con lui avevamo già parlato in uno scorso video. In questa clip invece vogliamo affrontare il tema del collegare queste stazioni impegnate nelle attivazioni e quindi il punto di vista del Chase. Vi serve anzitutto una buona dose di pazienza. I segnali che arrivano dalle cime SOTA per potenza e setup che utilizzano non sono per loro natura forti, quindi se vivete in una location dove il QRM non manca potreste fare parecchia fatica. Il secondo invece è uno strumento che vado a suggerirvi ed è il SOTA Watch, vale a dire il sito che riepiloga in tempo reale tutti i colleghi OM che si trovano sulle cime e sono in procinto di fare attivazioni. Ovviamente trovate anche l'indicazione della frequenza in cui stanno chiamando. Siamo sulla cima della montagna Umbra Monte Petravella, è una cima SOTA, Italia Uniform Mike 093. Io sto effettuando la mia attivazione con il mio Elecaf KX3, è un'antenna che è una filare che la vedete stesa qua in mezzo agli alberi, che permette di fare collegamenti sia in SSB che in telegrafia CW. L'essere in quota e il disporre di una maggiore pulizia della banda farà sì che la stazione SOTA vi ascolti probabilmente molto meglio di come voi sentirete lui. Guardate per esempio come arrivavo ad Andrea durante la sua attività in Umbria. X-ray 1, Charlie Kilo November, Italia X-ray 1, Charlie Kilo November, chiama India Whisky 0, hotel Kilo portatile in SOTA, India Whisky 0, hotel Kilo portatile in SOTA, mi ascolti Andrea? E anche per questa clip è tutto, io ringrazio coloro che seguono il mio profilo, state continuando ad aumentare ed è fonte di grande soddisfazione, l'appuntamento è alla prossima clip sul mondo dei radioamatori, 73 a tutti, da Christian, Italia X-Ray 1, Charlie Kilo November.